Siamo qui nello spazio della Consociazione Italiana Tappezzieri e Arredatori, CITA, per continuare il cammino che abbiamo iniziato molti anni fa con Arredamont, che ci dà questo spazio e questa opportunità per continuare a raccontare e a trasmettere il nostro lavoro, il nostro piccolo saper fare. Perché sempre di più siamo convinti che queste arti che ci sono state insegnate bisogna trasmetterle al futuro. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di portare avanti questo mestiere. Oggi, in particolar modo, abbiamo anche ampliato il nostro sapere unendolo a quello dei tessitori. Infatti qui oggi abbiamo ospiti le tessitrici di Maniago, che ci stanno facendo delle dimostrazioni, ci stanno insegnando come nasce un tessuto fatto a mano, un tessuto con un carattere. Perché ormai si è perso un po', siamo abituati a vedere i tessuti nelle camicie, nei vestiti, nei divani, ma sono tessuti, per carità, validissimi, sono tessuti meccanici. Il tessuto fatto a mano ha un altro cuore, ha altre esperienze, quindi c'è un mondo di diversità. Questo è un po' lo spirito che portiamo avanti da anni, quello il voler trasmettere, il voler far conoscere questo nostro lavoro. Quindi vi aspettiamo, ringrazio sempre l'organizzazione di Arredamont che ci dà questa opportunità, che sono sempre attenti. È una delle fiere che, a mio parere, in Italia veramente ha quest'occhio di riguardo per queste eccellenze che abbiamo, che dobbiamo trasmettere, che il mondo ci chiede e che spesso e volentieri qui da noi in Italia vengono sottovalutate. Per cui vi aspettiamo, siamo qui fino a domenica prossima, se volete venirci a trovare siamo qui a disposizione per raccontarvi quel poco che sappiamo e condividerlo con gli altri. Oggi vi parlo da Longarone Fiere e vi presento l'attività che siamo venuti a fare in questa giornata. È una giornata un po' particolare, siamo in rappresentanza dell'associazione Arti Tessili Maniago, con sede a Maniago Libero. È un'associazione culturale che si occupa di tessitura, ma anche di tutto il mondo di contorno alla tessitura, che riguarda anche tutti i filati, come si possono utilizzare questi materiali così affascinanti. Allora, oggi vi presentiamo il frutto del lavoro fatto durante dei corsi che sono stati tenuti lì nella sede dell'associazione. Un ambiente molto rilassante, molto gradevole, con tutti una distesa di telai nel salone di vario genere, di quelli piccoli per poter fare la sperimentazione a quelli più ampi dove si possono realizzare veri e propri tessuti. Questi prodotti sono l'attività di frutto di tre corsi tenuti presso l'associazione. I lavori odierni sono in gran parte personali per le mie interpretazioni della tessitura, ma anche dei lavori molto più semplici per far capire quanto sia facile, gradevole, appassionante avvicinarsi alla tessitura. Abbiamo portato dei telai molto semplici ed elementari, in questo caso fatti solamente con una cornice di legno in pratica, dai quali si può imparare a lavorare il tessuto. Che cos'è un tessuto? Un tessuto è un intreccio di fili, non è niente di incredibile, però può evolversi in cose molto artistiche anche, e si possono fare due tipi di lavorazioni fondamentalmente: quella per ottenere tessuti, come vedete un esempio da me fatto è quello che indosso, per scialli, sciarpe, cose che si possono usare ogni giorno, oppure una lavorazione tipo arazzo. Qui ci sono un paio di esempi, uno è questo molto scuro nero alle mie spalle, così particolare, e poi ci sono anche lavorazioni fatte in base al colore, come quello montato su questo telaio particolare. La mia attività è fondamentalmente per passione, non lo faccio per lavoro, però è una passione forte, nel senso che mi dà grande soddisfazione riuscire ad ottenere dalla lavorazione semplice di due mani questo tipo di prodotto. Siamo state guidate nel corso di queste attività da un'insegnante veramente egregia, che si chiama Liviana Di Giusto, e ha una bottega tessile a Udine, che ha declinato le sue lavorazioni in termini veramente artistici. Lei non produce, sì, anche tessuti, però la sua passione sono gli arazzi di tipo artistico. Lavora con filati
veramente molto selezionati e particolari, predilige i filati prodotti in Italia, le lane, materiali naturali. Talvolta però, per dare lucentezza ai lavori, si è anche obbligati ad usare altri tipi di filati, ma prevalentemente si usano lane merinos, cashmere, che hanno poi rese diverse anche per la morbidezza e la leggerezza dei pezzi che si riescono ad ottenere. È un'attività che va conservata, che va diffusa, che va mantenuta il più possibile, perché solamente vedendo i risultati di quello che si può ottenere, probabilmente riusciamo a far appassionare altre persone a questo genere di lavorazioni.